Spero che mi vorrai perdonare se il video di oggi non tratterà né di Tenerife neppure di economia. Oggi vorrei raccontarti la storia dell'agenzia Casaora e di come siamo arrivati ad essere quello che siamo, anche perché magari se un domani dovessi trovarti a valutare se possiamo esserti utili, queste informazioni potrebbero risultarti interessanti per capire come lavoriamo, qual è la nostra filosofia e se siamo i professionisti più adeguati su cui fare affidamento per soddisfare le tue aspettative. Sono veramente tanti anni che opero come consulente nel settore immobiliare e da quando ho iniziato ad arrivare ad oggi sono successe talmente tante cose che non basterebbero 10 video per raccontarle. Ho sempre pensato, fin da giovane, di dovermi fare sempre responsabile del mio futuro, di dover essere il solo creatore del mio destino e forse per questo il mio percorso lavorativo nel settore immobiliare di Tenerife è stato caratterizzato più e più volte da decisioni importanti che hanno portato a repentini abbandoni di amori che sentivo ormai consumati. Ma siccome la ritengo una bella storia, voglio iniziarla esattamente come le favole. C'era una volta un novello agente immobiliare, pieno di entusiasmo ma ancora scarso di competenze. Ricordo ancora l'emozione della mia prima vendita e la soddisfazione di avere tra gli appartamenti che aveva in vendita l'agenzia con cui collaboravo esattamente il tipo di appartamento che cercava il compratore nella zona che voleva e nei limiti di budget che aveva a disposizione. Erano gli anni in cui Tenerife usciva fuori dal periodo della bolla immobiliare che dal 2006 al 2014 aveva funestato l'economia dell'isola e il mercato immobiliare locale. Gli appartamenti costavano poche decine di migliaia di euro e si vendevano come noccioline al circo. Eppure, a dispetto dei guadagni, non mi sentivo soddisfatto. In quei tempi mi occupavo solo delle vendite, mentre tutta la parte documentale e l'assistenza al cliente la curavano le agenzie con cui collaboravo. Ma mi risultò presto evidente che non c'era proprio nessuna tutela nei confronti del compratore e che l'assistenza al cliente era inesistente, sia durante il processo di acquisto che dopo. Il lemma che mi veniva ripetuto quotidianamente come un mantra era: meno tempo si perdi e più tempo hai per vendere altri appartamenti. Modus operandi che, detto per inciso e per tua informazione, è tutt'oggi ben vigente e applicato coscienziosamente dalla grande maggioranza delle agenzie. Alla fine non ce la feci più e arriviamo al primo abbandono, visto che la mia maniera di essere e di concepire il lavoro mi obbligarono a lasciare il mio primo amore, il lavoro di agente immobiliare, abbandonando le comodi e strapagate vesti del freelance per aprire la mia agenzia, Casaora Tenerife. Se te lo stai chiedendo, essere titolare di un'agenzia, se vuoi far bene il tuo lavoro intendo, non è per niente quello sguazzino che magari puoi immaginare. Infatti scopri presto che chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che lascia, ma non quel che trova. E siccome adesso la responsabilità di verificare le documentazioni per il rosito era ricaduta tutta sulle mie spalle, mi accorsi quasi subito che ogni appartamento che era in vendita, se non aveva la peste, aveva la rogna. Numeri di catastro che non coincidevano, situazioni giudiziarie pendenti, carichi debitori pregressi e ben occultati, mancanza totale di coincidenze tra la titolarità e le registrazioni negli uffici e spesso e volentieri semplici fogliettini di carta che testimoniavano vendite o cessioni ereditarie. Ovviamente divenni in brevissimo tempo la bestia nera di tutte le agenzie con cui entravo in contatto, dato che avevamo delle filosofie di lavoro completamente diverse. Per loro la sola cosa importante era incassare una commissione, mentre io ritenevo che il guadagno doveva essere solo la conclusione di un percorso di lavoro all'insegna della tutela delle parti, della correttezza dell'operazione e della soddisfazione sia del compratore che del venditore. I primi 2 anni furono veramente duri, ma piano piano mi creai una reputazione e inevitabilmente col tempo diventai il punto di riferimento per tutte quelle persone, poche ma speciali, che prima di spendere delle cifre importanti si prendono il tempo necessario per informarsi non sulla casa da comprare, ma sul tipo di professionista a cui affidarsi. L'agenzia così cominciò a crescere e in quel periodo ebbi la fortuna di conoscere Monica, che te lo dico a fare, e grazie a lei crescemmo ancora di più, trasformandoci in un'agenzia digitale con un canale YouTube informativo che riscosse subito un grande successo. E credo che pochi di voi non abbiano inciso in memoria la sua sorridente maniera di presentarsi nei vari video. Ciao, sono Monica. Ciao, sono Monica. Ciao, sono Monica e sono socio consulente dell'agenzia Casaora. Non ti nego che furono davvero anni ricchi di grande soddisfazione, ma forse faccio parte di quella categoria un po' troppo esigente con se stessa. E c'era una questione facente parte in maniera indissolubile del lavoro
che metteva quotidianamente alla prova la nostra etica e la nostra forma di rapportarsi con le persone. Il punto è che anche se tu non ci pensi mai, il cliente dell'agenzia non sei tu che compri, che arrivi in un secondo momento. Il cliente è il proprietario, che affida in esclusiva un'agenzia immobile alle volte di centinaia di migliaia di euro di valore, che dall'agenzia pretende quello che è assolutamente giusto che pretenda, che vengano tutelati i suoi interessi, i suoi, non quelli di te che compri. Così, noi che eravamo intransigenti nel lavorare nel massimo rispetto delle regole e agendo da intermediari equidistanti tra le parti, scoprimo ben presto che questa dicotomia non veniva assolutamente apprezzata e inevitabilmente ci ritrovavamo coinvolti in situazioni compromissorie, nel migliore dei casi, o addirittura con proprietari che ci ritiravano il mandato perché non vi ho mica dato il mio appartamento da vendere perché voi andiate a raccontare che ci sono dei debiti sopra. Se non siete capaci di venderlo facendovi fatti vostri, lo darò a un'altra agenzia. Ed effettivamente sembrava che la maggior parte delle altre agenzie non avessero nessun problema in merito. Il fatto è che persino il grande commediografo Carlo Goldoni, nella sua opera Il servitore di due padroni, metteva umoristicamente in chiaro come fosse impossibile far contente due persone che avevano interessi diametralmente opposti. Ma tant'è, quello era il lavoro e di soluzioni non ne vedevamo. Così l'agenzia andava indubbiamente molto bene, ma non decollava perché, come detto, di appartamenti che non avessero dei problemi ce n'era uno su 10 e i proprietari degli altri 9 avevano il terrore di rivolgersi alla nostra agenzia. Andammo avanti così per parecchio tempo, fino a che un giorno una deliziosa signora, a cui i nostri video avevano dato l'impressione che fossimo persone affidabili, decide di contrattare l'agenzia come personal shopper immobiliare, che ovviamente ai tempi non avevamo la più vaga idea di cosa significasse e quali responsabilità e compiti comportasse. Infatti fu proprio quella signora che ci illustrò per filo e per segno cosa cercava e come voleva che fossero soddisfatte le sue aspettative. E così, accordati i compensi, cominciò l'avventura. E fu un'esperienza straordinaria perché all'improvviso ci rendemmo conto di una cosa: non eravamo più intermediari, eravamo professionisti al servizio esclusivo di un unico cliente, il compratore, e con un unico obiettivo: tutelare i suoi e solo i suoi interessi, senza guardare in faccia nessuno, né i proprietari né le eventuali agenzie intermediarie. Ma c'era di più: non eravamo più impegnati a cercare di vendere una delle decine di case che avevamo in vetrina. Il compito che ci era dato era cercare e poi continuare a cercare solo ed esclusivamente il tipo di casa che ci avevano incaricato di trovare, verificarne la correttezza documentale, trattare il prezzo fin dove era possibile e poi proporla al cliente che immediatamente si incaricava di comprarla per suo conto. Questo primo incarico venne portato a termine talmente bene che ancora adesso veniamo invitati a cena a casa di questa signora con cui siamo diventati molto amici. E la soddisfazione per questa forma di lavoro fu tale che cominciamo a proporla prima di tutto agli investitori che già operavano con l'agenzia e poi via via sempre più persone, fino a che un giorno arriviamo inevitabilmente al mio secondo abbandono e decisi che era arrivato il momento di lasciare anche questo mio secondo grande amore del mondo delle agenzie immobiliari e di cominciare ad operare solo ed esclusivamente come personal shopper immobiliare. Devo confessare che ancora oggi sono molto sorpreso di come, a prescindere dal fatto di offrire un metodo di lavoro completamente nuovo e totalmente differente da quello che offrono le agenzie immobiliari classiche, a cui il grande pubblico è abituato, ci siano così tante persone che si rivolgono a noi per investire o per trovare la casa dei loro sogni, abbracciando senza remore questa novità e confidando nella nostra etica e professionalità. E ci tengo a dirlo molto sinceramente, le recensioni che ci lasciano i clienti per i quali abbiamo portato a buon fine gli incarichi assegnati sono sicuramente la nostra migliore gratificazione. E a questo punto però che mi accorsi che molte di queste persone che si affidavano a questo nostro servizio avevano la ferma convinzione che investire significasse comprare una casa e metterla in affitto. Ma questo, come peraltro già spiegato in altri video, è qualcosa che può darti una resa del 5-6% all'anno, che significa che stai salvaguardando il tuo capitale dall'inflazione, ma non gli stai permettendo di crescere. Investire significa ottenere rendimenti annuali di un 10-12%. E per ottenere questi risultati devi prima di tutto cambiare il tuo mindset, la tua maniera di vedere il mondo e l'economia. E secondariamente devi conoscere le strategie che ti permetteranno di avere questi risultati.
Per questo ho cominciato a pubblicare anche video di educazione finanziaria, che devo dire sono stati accolti con molto interesse, ma contemporaneamente hanno penalizzato chi era iscritto a questo canale solo per avere notizie su Tenerife, la vita locale, per comprenderne la burocrazia e la psicologia e per rimanere aggiornato su come si evolveva il mercato immobiliare locale. E siccome parliamo di due categorie di persone completamente differenti, come già successo in precedenza, capì che non potevo continuare a fare il servitore di due padroni. Peraltro, negli ultimi 18 mesi, anche se nel frattempo Monica ha intrapreso una nuova strada proiettata a condividere percorsi di formazione e benessere personale, altri professionisti sono cresciuti dentro l'agenzia e la maggior parte dei compiti che avevo una volta sono passati completamente a loro, che li svolgono con la stessa attenzione e passione che hanno sempre caratterizzato la mia maniera di essere e di lavorare. Sono sicuro che già sai che è Silvia che si occupa di tutta la situazione contabile dell'agenzia e dei pagamenti degli affitti ai proprietari, senza dimenticare che è anche la straordinaria creatrice dei montaggi video che pubblichiamo. Forse però non conosci ancora Antonella, che si occupa con estrema pignoleria e un'incredibile capacità organizzativa di tutta la parte documentale della compravendita, nonché della ricerca vera e propria degli appartamenti che veniamo incaricati di trovare. Meno in luce, ma ugualmente vitale, è Stefano, che è colui che si occupa di far sì che gli appartamenti diano la migliore resa possibile come occupazione ed affitti e che offre una disponibilità incredibile per assistere gli inquilini e i turisti e risolvere prontamente qualunque criticità o semplicemente necessità di consigli. E ancora potrei parlarti delle nuove figure che si stanno formando e crescendo, come Luca, instancabile nel monitoraggio del mondo immobiliare online, Nunzio, che ci sta aiutando a crescere nel mondo dei social, e anche di tutti quelli che si occupano che le pulizie siano impeccabili o che i guasti trovino immediate soluzioni. Ma non voglio annoiarti, perché quello che conta è che tu comprenda che Casa Ora non sono io. Casa Ora è un team di professionisti che si occupano di te in tutto e per tutto, dall'inizio alla fine. Per questo è arrivato per me il momento di puntare i riflettori su chi veramente occupa il palco e di occuparmi anche di altre cose per le quali prima non trovavo il tempo. Questa volta però non lascerò il mio ultimo amore, il mestiere di personal shopper immobiliare, perché la passione è ancora troppo forte e quindi continuerò a produrre video sui vari aspetti del vivere o investire a Tenerife, sarò sempre io a tenere i webinar informativi e potrai continuare a contare su di me per qualunque cosa. Ma nei prossimi giorni succederà qualcosa e vedrai sparire una alla volta dal nostro canale tutti i video di carattere esclusivamente economico. Li cancelleremo? Assolutamente no. Ma ho pensato che chi è interessato a questo tipo di video meritava più attenzione, più concretezza, più suggerimenti pratici e che serviva uno spazio dedicato a chi dimostrasse di essere seriamente interessato ad approfondire i temi di educazione finanziaria. Quindi, se l'argomento ti appassiona, potrai continuare a seguirmi nel mio nuovo canale, di cui ti lascerò il link di accesso nella descrizione qui sotto, dove intanto verranno trasferiti i video già fatti di economia. E con la community che piano piano si formerà, mi impegnerò a fondo per condividere un certo percorso di investimenti che sto seguendo da anni, di offrire agli aspiranti investitori informazioni e strategie di investimento che sto applicando con molta soddisfazione e anche video di formazione personale e mindset che sono sempre alla base di tutto. L'impegno che prendo è di offrire più video e persino di organizzare delle riunioni online in cui confrontarsi e conoscersi e laddove mi venga richiesto dei webinar tematici su argomenti specifici. Ho deciso di chiamare questo canale Creatori di Destini perché riflette bene la determinazione e la volontà tipica di quelle persone capaci di assumersi la responsabilità del loro futuro. Ma spero che gli argomenti che tratterò possano essere utili anche a chi non abbia intenzione di comprare una casa, ma sia seriamente interessato a far fruttare i propri risparmi e a garantirsi un futuro tranquillo. Insomma, sarà un canale aperto a chiunque voglia smettere di essere spettatore passivo e vittima degli avvenimenti per diventare interprete e partecipe del cambiamento, imparando a trarne vantaggio. Detto in poche parole, una casa per tutti coloro che si sentono unici creatori e responsabili dei loro destini, o quantomeno che vogliono imparare a diventarlo e desiderano imparare come muovere i primi passi nel mondo dell'economia. Quindi non lascio Casa Ora, perché me ne sento parte in maniera troppo forte, ma mi divido tra i miei due amori, da una parte Tenerife con la sua realtà quotidiana e il suo mercato immobiliare e dall'altra parte una costante condivisione del mio percorso di educazione di libertà finanziaria. Così che ognuno di voi possa trovare quello che cerca in un ambiente specifico
o in tutti e due. Dalla prossima settimana, tutti i lunedì, troverai sul canale Casa Ora un video su Tenerife e tutti i giovedì pubblicherò sul canale Creatori di Destini un video di educazione finanziaria. Intanto, a tutti gli iscritti del canale Casa Ora e ai futuri iscritti del canale Creatori di Destini, a presto!